Dall'agricoltura 4.0 all'agricoltura di precisione. Siamo qui con l'agronomo Giuseppe Cillo per capire appunto qualcosa in più dell'agricoltura di precisione. Sì, bene, l'agricoltura di precisione è un sistema integrato che fa uso di tecnologie, come per esempio tecnologie satellitari oppure l'utilizzo di sensoristica di elevatissimo, dall'elevatissimo valore tecnologico, e unendo queste tecnologie con un obiettivo comune, che è quello di rendere più efficiente la gestione agronomica nelle nostre aziende italiane. Per esempio, qui ci troviamo come dire, in una terra con una vocazione vitivinicola molto nota, non solo nel nostro paese ma anche all'estero, e probabilmente c'è necessità di innovare i comparti per rendere quindi maggiore efficienti, ridurre le spese e far sì che la produzione miri appunto a prodotti di una certa qualità, e dove diciamo, il punto più importante potrebbe essere quello della tracciabilità del prodotto. Ecco, andando proprio sul pratico, come può essere messa in pratica questo tipo di agricoltura? Allora, l'agricoltura di precisione necessita di, come abbiamo detto poco fa, sicuramente dei sistemi di supporto che possono essere digitali. Ci troviamo appunto nell'era della digital innovation, e probabilmente, anzi sicuramente, monitorare l'ambiente agricolo, che è ricco di variabili, fa sì che si possano appunto acquisire informazioni utili per poi metterle in pratica nella gestione agronomica. Quindi parliamo di utilizzo di sensori che possono essere appunto installati nel terreno per prendere informazioni sull'umidità, oppure la mappatura dei suoli, che è importantissima per individuare le caratteristiche dei suoli, quindi qual è per esempio in viticoltura, qual è il terroir. Mm-hmm. E quindi qual è il prodotto migliore che può appunto portare al massimo livello quel determinato suolo e quindi quella determinata azienda. Quindi parliamo di una serie di tecnologie che necessitano poi dell'agronomo. Mm-hmm. Per appunto l'interpretazione di questi parametri, di queste variabili di studio, per fare la cosa giusta al momento giusto e al posto giusto. Ecco, questi possono essere anche i vantaggi che può trarne un'azienda che sceglie di mettere in atto questo tipo di agricoltura. Certo, certo. Un'azienda diventerà più efficiente, avrà una serie di parametri continuamente monitorati, quindi andando ad utilizzare l'input agronomico, che può essere il fertilizzante, potrebbe essere il diserbo, oppure non so, un qualsiasi input agronomico, un fitofarmaco, nel posto giusto, nel momento giusto e solo all'occorrenza. Quindi significa avere alla fine un prodotto dove c'è presenza di meno chimica, mm-hmm. che è quello che piace al consumatore, e contestualmente un'agricoltura che sia sostenibile sia sotto il punto di vista ambientale ma anche sotto il punto di vista del reddito. E in Italia a che punto è l'utilizzo di agricoltura di precisione? Allora, sicuramente in viticoltura ci sono molti esempi di appunto della viticoltura di precisione, abbiamo delle realtà molto virtuose, ma se da un lato dovremmo raggiungere il 10% entro il 2021 delle superfici agrarie che adottano agricoltura di precisione, dall'altro punto di vista la tecnologia è in continua evoluzione, quindi appunto il ruolo dei tecnici e la formazione è molto molto importante.